credo Natale. Su. Ma chi è? Ma lui chi è? Lui chi è? Chi ma perché l'hai portato con me? Bimbi. Eccoli, ciao. Ciao. E quell'altro dove sta? Piccolo. Dove sta il tuo bimbo? Dov'è Cookie? Dov'è Cookie? Ma come non porta lo stagil? Cookie? Amore, quando sta nella cuccetta ha combinato qualche guaio. Non esce, quindi ha combinato qualche guaio, vero? E vieni, ti perdono. C'ha questo collare tra l'altro perché c'ha una piccola escoriazione vicino al collo per evitare che si gratti. Vieni qua, Cookie. E abbiamo messo amore belli, Timoni mamma, andiamo. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video vlogmas. Sono a casetta vecchia, casetta nostra. Amore, che vuoi tu? No, fa il pazzo questo bimbo. Adesso faccio colazione, iniziamo la giornata assieme. La schiumosità di questo cappuccino di soia, meraviglia delle meraviglie. E quindi niente, io adesso mangerò tutto questo piattone. Adoro il cappuccino nel bicchiere della birra di vetro, è fantastico, non ci ha regalato. Tra l'altro questo penso che mio padre l'abbia comprato qualche paese straniero, perché vabbè papà, sto usando il tuo bicchiere della birra per berci il cappuccino. La schiumosità troppo buona. Sto mangiando veramente tantissimo in questo periodo, quindi ancora di più del tanto che voi dicevate che era tanto, quindi proprio da schifo. I pancake sono gli stessi che vi ho fatto la videoricetta sul mio secondo canale, quindi andatela a vedere. E io li ho preparati ieri sera. Preparo sempre la sera prima per il giorno dopo, così faccio prima la mattina, ho troppa fame per mettermi a cucinare. E comunque vado un po' controcorrente questo Natale. Tutti quanti vogliono stare in forma, io voglio mettere qualche chilo, come vi ho detto nel video come mangiare senza ingrassare. E perché vabbè, poi vi spiego quello che sto facendo. Comunque tutto per avere un po' di muscoletti. Sto mangiando veramente veramente tanto, poi se volete ve ne parlerò. Spero che questi video vlogmas mi stanno piacendo, prendere un tovagliolo, anche come un modo per conoscerci di più, no? Volevo dire la verità che in tante persone hanno apprezzato questa cosa, però c'è sempre una piccola parte di persone devono cogliere l'occasione per lamentarsi, me l'abbiamo capito, con questi video, non fai più video delle ricette. Che poi ho fatto le 3 ricette di Natale, vi ringrazio per gli apprezzamenti, e sono video che ovviamente non sono chissà quanto visualizzati, non sono chissà quanto, no? Ovviamente perché la gente qua su YouTube ama farsi i fatti degli altri, eccetera. Però io, diciamo, tutti i vostri like, tutti i vostri commenti in quei video in cui faccio le ricette, per me valgono tantissimo, veramente. Quindi quel poco per me vale tanto, perché insomma è quello che io amo fare, quindi anche la recensione dei prodotti bio, quindi ve l'ho fatti sti video. Il fatto di fare un video al giorno per tutto il mese di dicembre è una cosa che si ispira un po' alle youtuber americane, quindi per condividere l'atmosfera del natalizia, questi vlogmas giornalieri. Però io, come avete visto, anche se carico un video al giorno sul mio canale YouTube, non sono sempre vlog giornalieri, cioè nel senso che ho lasciato il martedì e il venerdì i miei soliti video, quindi o di ricette o di recensioni, la domenica il video di mia sorella, e quindi i vlog li sto mettendo gli altri giorni, quindi ho riempito e alla fine li metto un video al giorno più anche sul mio secondo canale, sempre mercoledì e giovedì. Tra l'altro abbiamo fatto anche le ricette di cucina, quindi praticamente 7, 8, 9 video in una settimana sono arrivata a fare, sono diventata bravissima. E quindi niente, spero che stiate apprezzando questa cosa.
Ma quando siete belle? Come farò senza di voi? Vi volevo far vedere questo. Ops, aspettate che mi poggio. Volevo far vedere questo qua. Guardate se non è bellissimo. È un cuscino che ha fatto mia madre. L'ha fatto interamente lei con la lana e con i ferri. Cioè, mia mamma è bravissima. E mi ha fatto questo cuscino che io, tra l'altro, l'avevo visto da Maison du Monde. Ovviamente non era così bello e costava tantissimo, e così ho convinto mia mamma a farmelo lei. Mia mamma ha comprato la lana e me l'ha fatto lei. Io sono super super felice. Sono tantissimo le cose fatte in casa, perché oltre al fatto che si risparmia, hanno tanti soldi inutili, insomma, e perché ovviamente sapete che queste cose si costano tanto, però non paghi, secondo me, realmente la qualità del prodotto, ma paghi comunque il marchio e tutto quello che c'è dietro. E invece così abbiamo un prodotto veramente, cioè qua avete pagato la lana, pura lana, e quindi completamente artigianale, fatto da lei, oltre al fatto che ogni volta che mi ci poggerò sopra penserò alla mia mammina che è bravissima. Poi farò vedere tutte le cose stupende che sta facendo per me nell'home tour. Vi farò vedere tutto. È venuta a trovare il mio amore. Quando metto così, no, sul mio viso, la videocamera come se si spegne. Secondo te perché? Ma com'è? Non è vero. Ah, saluti a tutti i miei follower. Ma che è questa cosa tutta sfocata, questa cosa gialla che esce? Ma non lo so, che cosa ha passato sta videocamera. Cosa gli hai fatto passare? È pazzita anche la videocamera presso a me. E ci credo. Sei ancora un malatino. Dai, cantiamo un po' per questo Natale. Natale. Già ti senti meglio, eh? Sta vedendo peggio. Mamma mia, ma che tieni, 150 anni? 150 di fede. Le scagliette di pecorino sulla pasta. Pasta integrale con pomodorini e melanzane. Esci sto bordo così. La cornice shabby chic per la mia nuova casa. Ma che ci deve venire qua dentro? Uno specchio, bellissima. E cosa vuoi ora? Faccio tutta così. Tutto così, shabby chic. Pure là? No, pure di lato, sempre, l'aver tutto. Troppo bella. Poi ve la farò vedere finita. Ma che dice sta canzone? Non è tico. Christmas look. Spegni la foto, non ti sei. Sì. Maglia rossa, tu la tua maglia, sì, vedo. C'ho un rossetto sui denti, immagino. C'è sto orecchini, guarda come sono carini denti, a pompa di caramelline di Natale. Bellissimo. Poi c'è un maglione rosso, rossetto rosa. Però pure tu c'hai una bella maglia, l'ho vista prima. Mo dopo la facciamo vedere. Facciamo l'outfit, Christmas outfit. E oggi finalmente siamo uscite, mi piace tanto uscire con questa atmosfera natalizia e andare in giro, però oggi facciamo le brave anche perché stasera comunque ci abbiamo da fare una toccata e fuga, vogliamo andare giusto alla Essence per vedere se troviamo qualcosa della nuova collezione natalizia. So che mi avete chiesto tanto di parlarvi dei nuovi prodotti della Essence, quindi vabbè, andiamo, speriamo. Sa che ho sbagliato strada, aspettate. Ci siamo perse. Volevo fare una scorciatoia, mi sa che... Benissimo, quando mai saputo scorciatoie tu? Vabbè, ci arriveremo, Nancy? Sì, solo che non abbiamo fatto la scorciatoia. Vabbè, non fa niente, basta che arriviamo e non morimmo. Qua siamo arrivate. Yeah, yeah. Salve. Fai vedere il tuo outfit, la tua maglietta. Troppo carina. Così carina. Bellissima. È tutta fatta proprio natalizia, eh? Sì. Bella, nevosa. Eccoci, Essence. Adesso ci guardiamo un po' tutti i prodottini. Le palettine, che bella questa palettina. All that grace. Bellino sto fatto. Questo rossetto? Carino, lusso fragola. Carino. Mi piace questo. Natalizio. E invece questo 9? No, questo è 6 o 9? 9, questo ce l'abbiamo, 9. Mi pare di no. Fammi vedere un po' com'è. Pure 11. Bello.
Però questo pare che ce l'abbiamo. Forse questo ce l'abbiamo. Vedi pure ragione. 11 e 13. 11 è chiarissimo, forse per noi non va bene. Perché noi abbiamo i capelli scuri. Noi ne abbiamo le labbra scure. 13. Vedi 13. 13 forse. Mi piace. Sto 3. Come sono questi? Questo sto comprando poste creme. Che praticamente se c'è qualcosa che si salva. Poi c'è lo struccante con la paraffina. Madonna mia. Lo poso immediatamente. I profumini però invece sono carini questi qua. A me piacciono molto. Questi qua sono carini. Ho appena fatto cadere tutto. No, non è vero, però non si fa niente. Comunque BB cream, fondotinta, tutto silicone e paraffina, quindi non va bene nulla. E anche questa qua appena controllata c'è il silicone, quindi non va bene. Bocciato. Si salverà qualcosa? Troppo belle queste cose qua dentro, Renzi. Siamo finite le cose, tutte cose per la vita. Abbiamo portato un sacco di cose di Essence. Poi faremo il video di tutte le cose di Essence. Adesso qua dentro ci sono un sacco di cose belle, ma vi faccio vedere. Oh, guarda sto specchio. Troppo bello. Mi ci avvicinca questo specchio. Che bello. Per il bambinello. No, ma sto specchio è bello proprio. Bello. Guarda sto cuore. Che bello. Carini questi decori. Li prendo per l'albero di Natale. Che bello. Oh, che bellina. Zoletta. La pallina carinissima. Troppo bello. Carino, vanilla. Sei proprio appassionata di palline tu. Troppo carine. Sono natalizie, belle. Buone feste, bellino questo. Eccoci. Ci siamo incontrate con delle nostre amiche. Abbiamo finito la nostra missione dalla Essence. Ho comprato anche qualcosina per la casa, sempre poi vi faccio vedere. E poi ci siamo incontrate con queste due nostre amiche e ci siamo prese qualcosa a bar, quindi abbiamo fatto una piccola merenda. Molte persone, sai, dicono: ma state sempre solo voi. No, è vero, ci infatti sono tre persone, no, ci sono tre persone. Però il fatto è che, diciamo, le amiche, non tutte, veramente quasi nessuna ama farsi riprendere. Un po', diciamo, uno non può pretendere poi che le altre persone devono per forza farsi riprendere. Con la mia famiglia già veramente tanti di loro fanno sacrifici, infatti a lei l'ho convinta, però anche lei era restia all'inizio. Sì. C'è mia mamma che è anche molto molto restia a comparire nei video, a farsi prendere, perché comunque hanno vergogna oppure semplicemente non gli piace, insomma, di stare al centro dell'attenzione. Già poco tempo noi vediamo queste persone. È vero. Se poi dobbiamo stare con la telecamera. Concordo, ogni tanto bisogna scocciarle. Ogni tanto bisogna spegnere tutto e dedicarsi e viversi quel momento, quindi concentrarsi sulla famiglia, sulle amiche e quindi dare valore alla propria privacy, che è anche importante. Quindi facciamoci chef. Facciamoci un chef là, guarda là, oddio, aiuto, mi stai facendo la doccia. Mamma mia, quanti voti ci buono. Sì, amiamo. Come sono belli questi cuscini che mi hai fatto. Hai visto? Ma sono shabby chic. Guardate mia mamma com'è brava, ha fatto questo cuscino. Ha comprato la stoffa, poi ci ha messo tutto questo, i fiocchettini, e poi quest'altro addirittura ha fatto tutto un motivo con un nastrino dentro. Ah, cioè è bellissimo. Cioè io mi sono comprato i cuscini da me, sono un mondo, l'ho pagato un sacco di soldi, ma questi più brutti, ma questi sono pure più belli. Brava, devi fare un sacco di cose adesso perché sei bravissima. Mi devi fare copriletto, tende, tutto, capito? Ma troppo belli. E davanti è così bello. Napoli di notte illuminata a Natale. Che meraviglia! Che freddo! Mamma mia, si gela! Anche a Napoli è arrivato il freddo! Un freddo natalizio, mamma mia! Vabbè, non esageriamo! Siamo noi che siamo freddolosi! No, grazie. Poi ci ubriachiamo, va a finire, non va bene!
A Napoli è così, ti offrono il vino, la birra, vabbè, comunque, la pizza pure te la buttano in faccia. Uè, Margherita, brrr, tu la devi acchiappare a bocca. Fammi una pizza, un po' buffate, abbiamo mangiato un po' troppo, adesso dobbiamo digerire. Allora, dopo questa giornata prospigua, abbiamo fatto questa bella missione Essence e tante cose bellissime. Adesso una bella magnata e mo ci siamo a cucà. Ma con quattro fai vedere la città. Ma poi ci sta pure una persona che ci sei. Ma chi è? Ma chi è questo? Ma chi è? Ma lui chi è? Lui chi è? Chi ma perché l'hai portato con me? Mollalo! Il suo nome, una si sono rotti i guanti. No, sono così, questi te li ho regalati. È vero. Guarda come sono chic, anche i guanti sono shabby chic. Comunque non lo voglio dire, ma noi stiamo camminando in mezzo alla strada qua a Napoli. No, tutta marciapiede. Sì, vabbè. E tutta la gente si pensa che siamo un po' cretine, insomma, a riprenderci così. No, solo una la cretina, lei. Avete riconosciuto che zona è, ragazze, di Napoli? Ebbene sì. Con questo freddo sono le 3 di notte, si muore di freddo, ma anche le 3. Che ora è? È l'una, vero? Vabbè, ho l'una, ho le 3, stiamo là. Ah, fai vedere là, guarda, c'è una stella gigantesca rossa, wow, troppo bella. Una stella cadente. No, è caduta già, sto sul marciapiede, vedi? Niente. Oh, sono caduta, di giù. Sono qua c'è festa, sono caduta proprio. Vabbè. Comunque pure là è tutto illuminato, guarda che bello, guarda. No, io voglio far vedere la stella. Pure il canale della Monnezza. Poi ti dicono che a Napoli non prendono la Monnezza. Guarda, la prova. Che a Napoli c'è la canale della Monnezza. Sono proprio felice di questa cosa. Brava. Ah, evviva la Monnezza del camion. Evviva. Guarda lì tutte le luci. Bellissima. Mi sembra tipo che questa terrestre che è caduto. Qua c'è anche la statua. È bellissimo qua. È una meraviglia. Viva Napoli, amiamo Napoli. C'è un sacco di gente ancora in giro. Guarda che bello. Che freddo, che meraviglia. Anche se fa freddo. Ho freddo natalizio. È molto bello. È vero Nancy? La macchina sta di là. Guarda come siamo belle con tutte le stelle. No, metti fino a... Esprimi un desiderio? Espresso. Ok, lo stesso mio. Sì. Di andarmi a dormire. E di digerire e di non morire con tutto questo mangiare sullo stomaco. E di non morire mezzo alla strada. Mentre che attraversiamo la strada, cioè attraversiamo rischiamo di morire. Oddio. Nancy, ma cioè ogni volta che sto con te devo rischiare la vita qua con le macchine che mi vogliono investire. Tu devi riprendere, testimonia, il nostro ultimo attimo di la nostra morte. Perché poi, Max, ma se ci... Ho abbandonato. Ma se ci investono, tu poi lo carichi comunque questo video. Eccoci, dove sono i piccolini? Apriamo la porta. Ta-da! Ciao, ciao! Aia, aia! Amori! Facciamo le coccoline sulla pancella, è vero? È vero coccolo? Guardate come ci metto questo coccolo, come ci metto? No vabbè, ma chi è la persona che a quest'ora di notte è tornata a casa invece di andare a dormire? Devo registrare un video, trovatemela. No, perché voglio assolutamente registrare un video di ricettine. Ci tengo veramente veramente tanto a farlo uscire prima di Natale, che ho visto che l'altro vi è piaciuto tantissimo, quello delle 3 idee regalo per Natale, quindi ne voglio fare un altro ancora più bello. Mi sono venute 3 idee proprio geniali, quindi lo manderò online questo martedì. Quindi spero tanto tanto che vi piaccia, c'ho qua tutte le cosine, tutte pronte per iniziare, non vedo l'ora, non vi dico bugie, eh. Guardate che ore sono, vi faccio vedere. Ecco qua, sono le 2 di notte, ebbene sì, tutti dormono, infatti non posso tanto tanto gridare, sono messa gli orecchini, i rossetti, io come se fosse giorno. Ho appena pubblicato anche una foto su Instagram, infatti penso che a quest'ora non ci sta nessuno. Perché notte, ma sono troppo troppo felice, quindi con questo vi saluto e chiudo questo vlogmas, vi mando un bacio grandissimo. Muah!